ragazze, oggi nuovo video e questo sarà il What's in My iPhone. Se mi seguite su Instagram saprete sicuramente che mi è stato regalato per il compleanno, quindi ce l'ho da pochissimo, neanche una ventina di giorni. Però nonostante ciò posso comunque darvi le mie prime impressioni e dirvi come mi trovo. Io ho preso questo qui da 16 GB, ovviamente nel colore rose gold, ma se avete imparato a conoscermi sapete sicuramente che questo è uno dei miei colori preferiti. Prima avevo un Samsung S3 con cui mi trovavo molto bene, che mi ha accompagnato per circa 2 anni e mezzo, fino a quando in una rovinosa caduta non si è rotto lo schermo. E di differenze ce ne sono tantissime. La prima fra tutte è la fotocamera, che è nettamente migliore rispetto all'altra che avevo su quel telefono lì, che era di 8 megapixel, mentre questa qui, se non sbaglio, è di 12. E le foto sono molto molto nitide, ne riesco a farle anche di notte, mentre prima non era assolutamente possibile perché venivano super grigie, dovevo utilizzare tantissime applicazioni per poterle comunque modificare e renderle un pochino decenti. Invece adesso le scatto e le posto così come sono su Instagram e il risultato comunque mi piace tantissimo e mi soddisfa. Ma adesso vediamo tutte le applicazioni che ho sul mio telefono. Come salvaschermo ho scelto questo qui, molto invernale, che si abbina benissimo anche alle mie unghie. E nella prima schermata troviamo tutte le applicazioni che utilizzo più spesso, e sono appunto messaggi, calendario che utilizzo spessissimo per annotare appunto gli appuntamenti che ho durante la settimana. Poi c'è foto e fotocamera, che ovviamente sono essenziali per un Instagrammer come me. Poi c'è il meteo, che consulto molto spesso, anche 2 o 3 volte al giorno, soprattutto adesso che fa freddo e c'è meno luce ed ho bisogno di luce per registrare i miei video. Poi c'è orologio, mappe, perché ovviamente io mi perdo anche nella mia città, quindi lo utilizzo spessissimo. Poi c'è note, promemoria, che utilizzo soprattutto per appuntarmi magari qualche programma televisivo che voglio vedermi, e questo qui mi dà appunto la possibilità di mettere una specie di sveglia che mi avverte nel momento in cui sta per iniziare il programma che voglio vedere. Poi c'è iTunes Store, che consulto soprattutto per vedere quali sono le canzoni del momento, e App Store, che utilizzo appunto per scaricare le applicazioni nuove, impostazioni, Shazam, che è una applicazione molto carina che mi permette di riconoscere le canzoni quando magari non sono a casa e non ho a disposizione MTV, e quindi mi dà il nome dell'artista e la canzone appunto. Poi c'è Clue, che è un'applicazione che ho scaricato da circa un mesetto e serve a tracciare il ciclo. Su Android utilizzavo Calendario Periodo, anche con quella lì mi trovavo molto bene, era molto facile da utilizzare e molto attendibile. Poi c'è Calcolatrice, perché io e i numeri non andiamo molto d'accordo e mi serve soprattutto per detrarre gli sconti dai prezzi, soprattutto quando faccio shopping online, quindi ce l'ho qui in prima pagina. Nella seconda schermata troviamo tutte le cartelle divise per applicazioni. Nella prima cartella, che ho chiamato in utility, troviamo tutte le applicazioni che per il momento non sto utilizzando, e sono podcast, Apple Watch, FaceTime, che invece vorrei iniziare ad utilizzare perché tempo fa lo utilizzavo sull'iPod e mi trovavo molto bene, era molto carino. Poi c'è Game Center, ma per il momento preferisco non scaricare giochi sul telefono, altrimenti possono diventare una vera e propria droga e non riuscirei mai più a staccarmene. Poi c'è iBooks, borsa, salute, wallet e video, ma per il momento non scarico video sul telefono. Nella seconda cartella, chiamata Extra, troviamo la bussola, suggerimenti, memo vocali, che forse potrebbe essere utile, devo vedere come funziona, contatti, trova amici e trova iPhone, che per il momento non sto utilizzando. Nella terza cartella, denominata fotografia, ci sono 3 applicazioni che utilizzo più spesso per le foto. Prima fra tutte troviamo Aviary, che utilizzo soprattutto per cambiare il verso delle foto. Ecco, per esempio prendiamo questa qui, andiamo su orientamento e ci cambia appunto l'orientamento della foto, e lo utilizzo maggiormente per questo, ma ci sono anche altre funzioni, come ad esempio migliorare la qualità della foto, gli effetti, la nitidezza, si può anche mettere testi, disegni, sfocare magari la parte che non ci interessa mettere a fuoco, eccetera. Poi c'è PixArt, anche questa è molto carina e la utilizzo principalmente per andare a cancellare qualche imperfezione o qualche brufolo dal mio viso. Vi faccio vedere come funziona. Ecco, magari prendiamo una di queste foto qui, si va su Effect, Corrections e poi su Face Fix, si zoom la foto
e si passa con il dito nella zona che si vuole andare a correggere, a ridefinire, insomma, ecco, e poi si salva. E l'effetto è molto carino, di pelle molto levigata e mi piace tanto. In ultimo c'è Photogrid che utilizzo soprattutto per fare i collage con le foto e basta. Poi c'è la cartella social che è strapiena. E prima fra tutte c'è WeArtIt che utilizzo principalmente per prendere ispirazioni, per guardare le foto degli altri utenti che sono veramente bellissime. Poi c'è Pinterest e anche questo qui lo utilizzo per prendere delle ispirazioni in diversi campi, che sia il trucco, le unghie, i vestiti, le decorazioni, insomma c'è un po' tutto. I capelli anche, c'è veramente di tutto ed è molto carino, ve la consiglio tanto se non la conoscete, ma penso che la conoscerete sicuramente. Poi c'è anche l'applicazione di Facebook, e se non lo sapete potete trovarmi anche lì con la pagina affiliata al canale, mi trovate come Gesù di Katia. Poi c'è YouTube ovviamente, c'è Depop che è un'applicazione che utilizzo principalmente per vendere cose che non utilizzo più, e anche lì mi trovate come Katia underscore Cardi, quindi se vi vado a dare un'occhiata al mio profilo. E se vi va appunto seguitemi. Poi c'è Instagram, Messenger di Facebook, Seguaci Più che utilizzo principalmente per controllare quali sono le persone che mi defollowano. E vi posso assicurare che ce ne sono tantissime che iniziano a seguirmi e poi dopo un po' spariscono nel nulla. Poi c'è WhatsApp, poi c'è Wattpad che è un'applicazione molto carina e se siete delle lettrici accanite come me è perfetta perché vi permette di leggere gratuitamente dei libri. Vi faccio vedere com'è. Allora, in prima pagina trovate tutti i libri di tendenza che quindi le utenti stanno leggendo in questo momento. Poi le segnalazioni, quindi quelli che vi segnalano appunto l'applicazione. E poi popolari romanzi rosa, storie d'amore. E qui sopra ci sono degli utenti che caricano i capitoli dei libri e vi danno l'opportunità di leggere alcuni capitoli e rendervi conto se le storie vi possono piacere, magari puoi andare in libreria ed acquistare il libro così come ho fatto io, oppure magari leggerli qui sopra se il libro è per intero. Quindi insomma questa qui ve la consiglio perché è completamente gratuita ed è molto carina secondo me. Poi nell'ultima cartella che ho denominato Shopping troviamo tutti i negozi dove faccio shopping online più spesso, perché tutti questi qui, tranne Sephora, sono dei negozi che non si trovano vicino a casa mia. E quindi abbiamo Zara, Bershka, H&M, Stradivarius e Sephora che invece ho vicino casa. Bene, queste sono tutte le applicazioni che utilizzo e questo bellissimo micione dagli occhioni blu vi saluta. Ciao! Eccoci qua ragazze, spero tanto che questo video vi sia stato utile per conoscere nuove applicazioni. Come vi ho detto prima, potete scaricarle anche da Android e sono completamente gratuite. Se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate mi piace e se vi va potete iscrivervi al mio canale per non perdere tutti i miei prossimi video. E vi mando un bacione grandissimo e come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao!